Trigo. Será que os italianos cultivam muito trigo? Tanto é vero que na Itália se consuma tanto pasta, siamo amanti della pasta, perché il grano italiano è uno dei migliori, quindi si può fare in diversi modi, tra la pasta normale di grano duro o se no di grano saraceno o se no di mais. Noi lo usiamo in diverse forme e formati. Esiste molti tipi di pasta. Ma ci sono tanti tipi di pasta. Mais de 200. E il prezzo? C'è la pasta che costa 50 centesimi, c'è la pasta che costa 5 euro mezzo chilo. No, non è tutta uguale la pasta. Molto di qua. Perché ci sono tanti tipi di essiccazione, tipo l'essiccazione col teflon, l'essiccazione col bronzo e l'essiccazione con l'oro. Sapevo. Quanto più freddo è il metallo, più la pasta costa. Già prende mais un bocadinho. Ok. Vamos continuar. A primeira paragem foi no lago. Como? Fica um bocadinho acima de Milão. Este é um sítio lindo e maravilhoso. Contas que existiu aqui um monstro. Enorme. Monstro? Como se chamava? Sabes? Bem. Oi. Será que existiu? Não percam o próximo episódio.